è morto di recente Abubakar Shekau, membro del gruppo chiamato Boko Haram. Di ciò ci informa un ramo proprio dell'ISIS, facendo sapere che il comandante in questione, Abubakar, si è letteralmente fatto esplodere durante uno scontro con un gruppo jihadista, nemico quindi rivale. La notizia è stata rimbalzata su più e più fonti diverse e travolge come un fulmine a ciel sereno il mondo del Medio Oriente, e era diventato proprio costui leader di Boko Haram, che vi ricordo è un gruppo jihadista che ha creato scompiglio, morte, panico, distruzione e terrore in Africa, precisamente tra il territorio camerunense, il Camerun, e il territorio nigeriano, la Nigeria, quando, vi starete chiedendo, nel lontano anno 2010. L'uomo si è fatto esplodere, Abu Bakr Shekau, proprio durante un conflitto con altri jihadisti. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Abu Bakr riposa in pace, si fa per dire riposa in pace per quello che ha fatto all'interno del gruppo jihadista chiamato Boko Haram. Ciao da Leandro, narratore italiano.